Quindi in questo senso sento molto vicino ai problemi che avete voi, nella misura in cui più degli altri lavoratori voi dovete, e senza un dovere lo sentite, l'impulso così, vi sentite in servizio 24 ore, H24 per 365, e sicuramente non siete pagati perché il poliziotto è poliziotto anche quando va al cinema, quando va al bar, quando... cioè è una cosa. E quindi sicuramente non voglio dire che siete sottopagati per questo, ma meritereste delle attenzioni sicuramente superiori a quelle che credo state ricevendo, e credo che lo Stato debba avere maggiore attenzione, anche perché, come ho detto prima, prefetto, cioè questore, per coniugare quel modo stretto rapporto tra sicurezza e partecipazione, così ci vuole il vostro lavoro anche per che ci sia una stretta collaborazione della cittadinanza nei confronti di chi esercita la sicurezza, cioè che si fa guardiamo della sicurezza del territorio. Come presidente di municipalità, invece, il mio sforzo è per far capire che le forze di sicurezza non sono una cosa che serve quando uno ha raffreddore, che guarda il medico come magari va dal primario per avere, no, ma è la quotidianità. Quindi ci vuole una coniugare la partecipazione tra la cittadinanza e le forze di polizia tutte, e bisogna darci una mano, e questo è il mio input, il mio sforzo che tendo a fare. Difatti ho un ottimo rapporto con la Polizia Municipale, con quale i presidenti operano direttamente. Ma credetemi, su questo piano c'è della strada da fare, facciamola insieme e avremo risultati ottimali. Grazie. Diamo la parola all'assessore Pancera Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Un ringraziamento veramente di cuore al COISP per la capacità che ha di sottolinearci tante situazioni, di crearci una sensibilità anche a noi cittadini o amministratori su quali sono i problemi della sicurezza e delle condizioni degli operatori della sicurezza. La presenza di tanti amministratori veneziani forse è anche il segnale che vi vogliamo bene e che c'è veramente una reciproca collaborazione tra tutti noi, che confermo anche da quando faccio l'amministratore, che i rapporti, io essendo assessore del turismo, chiaramente alcuni temi della sicurezza relativi ai problemi che una città d'arte può avere per la pressione turistica e per la piccola delinquenza che può esserci nei momenti di grande pressione turistica, devo dire che la collaborazione con le forze di polizia è assolutamente perfetta e c'è grande reattività quando segnaliamo quelli che sono i piccoli, grandi problemi delle città d'arte che tutte le città hanno. Venezia non fa eccezione, ma che comunque sappiamo che la polizia con grande impegno è sempre pronta a dare delle risposte, capendo che anche noi amministratori verremo giudicati anche sulla pulizia della nostra città in senso morale e in senso di sicurezza. Quindi in questo senso un grande ringraziamento a tutti voi, al vostro lavoro. E devo dire, da ex, ho fatto il segretario di partito, ho imparato molto dal COIS, perché veramente siete molto tenaci, avete una capacità di rete straordinaria, quindi siete stati per me un grande modello. Grazie e buon sindacato a tutti. Ringraziamo l'assessore delle parole e del fatto che ci sprona a fare ancora di più e a fare ancora meglio, perché sicuramente questi incontri e questi tavoli o questi congressi, convegni servono a noi per acquisire ovviamente nuove informazioni e per poter comunque rappresentare sempre di più uno stato di disagio che viviamo e che deve essere condiviso con tutti per trovare soluzioni condivise, altrimenti
non siamo sconfitti, e noi proprio perché amiamo la patria e abbiamo giurato fedeltà alla patria non possiamo assolutamente concepire la parola sconfitti. Grazie. Do la parola all'avvocato Bruno Cannella. Ho avuto l'occasione di conoscere tramite poi Manganelli, e quello che mi è rimasto impresso di lui è stato il senso dell'onore, il senso della dignità, dignità personale, ma anche la difesa della dignità delle forze dell'ordine, in particolare del corpo della polizia. Però, come diceva giustamente Manganelli, bisogna ricordare i fatti. E allora ultimamente alcune cose mi hanno colpito, e sono i quattro poliziotti che sono reclusi a Ferrara, mi sembra che uno sia stato liberato in questi giorni, va bene, per reato colposo. È chiaro che è una condanna, perché portavano la divisa a queste persone. E questo è un'offesa alla dignità delle forze dell'ordine e dei poliziotti. Così come ricordo l'ex capo della mobile di Napoli, che per 2 anni è stato infangato nel suo onore e nella sua dignità per delle accuse dimostratesi infondate di un pentito. Però 2 anni ci ha impiegato per avere la sentenza di archiviazione. Nel contempo, ricordo i delinquenti che sono in libertà, vuoi per permessi, vuoi per arresti domiciliari, che magari fanno le rapine, come è successo con il brigatista rosso Frau, dove è stato ferito, rimasto ovviamente ferito, un ispettore della vigilanza. E ancora più grave, ricordo, io sono Franco, mi conoscete, Bruno, va bene, ma amico di Franco. Ricordo che oggi, mi pare, ci sono 86 parlamentari del Movimento 5 Stelle e 12 parlamentari di SEL, di una forza che dovrebbe essere di governo, che accompagnati da plurindagati dei centri sociali, dei notav anarchici, vanno a fare una ispezione, poi è stato corretto una visita, ma l'intenzione era di un'ispezione nei luoghi e nei confronti delle forze dell'ordine, che hanno subito ben 36 aggressioni e che hanno avuto ben 337 feriti. Ecco, forse è un po' stonato questo mio ricordo, invece ritengo che sia doveroso proprio in memoria di Manganelli, perché Manganelli mi ha colpito proprio per questo senso di dignità e di onore che sapeva trasfondere. Ed allora io mi domando, ma chi difende coloro che ci difendono? Chi difende i difensori dell'ordine, della legalità, della nostra sicurezza? Da parte delle aggressioni morali, che non fanno meno male delle aggressioni fisiche, da parte di certi scritti nei giornali che tu, Franco, ricordavi, e da parte di certe parole di alcuni parlamentari, magari, che feriscono molto di più che non i sassi e le molotov, non che non feriscono i sassi e le molotov, ma molto spesso succede che le parole e gli scritti colpiscono più internamente il poliziotto. Ecco, queste sono le domande che io mi pongo e che come cittadino cerco di dare una risposta, cioè quello di fare il mio dovere. Ho apprezzato molto l'intervento del questore Rocca quando diceva che la sicurezza non è un fatto solo, la legalità non è un fatto solo della polizia, ma è un fatto di società e dei cittadini, che i cittadini devono essere coinvolti nella difesa della sicurezza, della legalità, per raggiungere la certezza dei valori e dei diritti. Ed allora il mio ringraziamento va al sindacato COISP, perché ho colto tra le varie rivendicazioni che porta avanti il COISP, e anch'io leggo
l'inondazione di mail che arrivano sulla mia posta elettronica. Le leggo quasi tutte e anche fino alla fine, perché vedi che sono informato e aggiornato. Il COISP, perché oltre alle rivendicazioni salariali, regolamentari, eccetera, per me ha proprio questo principale obiettivo, da come lo leggo, da come conosco alcuni di voi, di cui mi onoro dell'amicizia, e cioè la difesa della dignità e dell'onore della polizia, che per me viene prima e anzitutto. Grazie comunque per quello che state facendo per noi cittadini, per la società. E allora, visto che tutti diciamo buon sindacato, tanti auguri a COISP. Ringraziamo l'avvocato Cannella e mi volevo soffermare su chi difende i difensori, come lui ha citato, e oggi nessuno li difende i difensori. Oggi ci difendiamo da soli a costo della nostra vita e di dover mettere anche tanti soldini per difenderci da accuse infamanti che poi non sono vere ma che gravano sempre sulle tasche dei poliziotti che si trovano a dover difendersi da soli per il loro lavoro e per il loro operato. Questa è la cosa più grave che accade, quindi nessuno difende i difensori, ci difendiamo da soli, però ricordiamoci che dietro la divisa c'è uno Stato che dovrebbe dare delle garanzie che oggi fatica a dare. Grazie. Volevo dare la parola adesso al consigliere comunale Venturini Simone, una persona amica, un bravo ragazzo, io voglio dire, perché è una faccia pulita, è una nuova leva e io confido molto nel lavoro che fa e quindi lo appoggio e mi sentivo di dire questa cosa per Simone perché veramente è il nuovo che avanza e mi fa piacere di dargli la parola. Prego. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Beh, io e il COISP siamo quasi coetanei, quindi possiamo darci del tu. Vi conosco bene da 4 anni, da quando ho iniziato l'impegno politico, anche se devo confessare che il primo impatto con il COISP l'ho avuto da liceale al Memory Day, al Teatro Corso, dove ho conosciuto molti di voi, Mirko Schio, di cui ricordo le belle parole, e quindi già da lì era nato comunque un'amicizia che è portata poi avanti nelle istituzioni. Come voi sapete, noi apprezziamo particolarmente il COISP come amici e come colleghi anche di un'opera che si fa nella città, ognuno con le proprie competenze e i rispettivi ambiti di influenza. E il COISP, che secondo me ha avuto, può essere riassunto in 2 aggettivi, in 2 parole, schiettezza, sindacato schietto, ma sempre corretto. Lo slogan duri ma corretti sicuramente vi riassume bene in una parola. Io non voglio dilungarmi, voglio solamente portare un grande ringraziamento e dirvi grazie. Grazie come amministratore, grazie come giovane consigliere. Grazie perché ogni volta che vedo in città la polizia, le uniformi o vostre iniziative, so che comunque c'è qualcuno che vigila e tutela sulla nostra incolumità, sulla nostra tranquillità, sulla nostra serenità. Come consigliere ovviamente non abbiamo grandi poteri esecutivi o di incidere sui problemi che toccano la polizia e le forze dell'ordine oggi con i tagli, con la difficoltà di vedere poi le giustizie portate avanti perché si sbatte contro alle volte la magistratura che è piena di limiti anche lei, alle volte contro tutto il sistema che sembra nemico quando invece dovrebbe essere amico. E quindi grazie perché nonostante tutto continuate a dare il 100% e lo portate avanti con grande coraggio, grande passione. Però tutte le volte che come consigliere mi è stato chiesto di schierarmi, di scegliere tra la polizia e le forze dell'ordine, oppure schierarmi con i manifestanti, con alcuni violenti, con alcuni urlatori, quelli che fanno poi notizie e sembra che abbiano il 100% della popolazione al loro fianco, io ho sempre scelto di schierarmi con voi, con la polizia, con chi rischia sul campo, con chi prende veramente le randellate, cioè chi effettivamente poi viene a casa coi lividi, torna a casa coi lividi. Io ho sempre scelto la Polizia di Stato, i Carabinieri, anche alle volte andando contro la mia stessa maggioranza in Consiglio Comunale. Questo ci tengo a ribadirlo perché credo che tutti i consiglieri dovrebbero scegliere, perlomeno come presunzione iniziale, poi chissà, qualcuno avrà sbagliato, può essere, però dobbiamo tutti quanti presupporre che chi sbaglia non è la polizia, ma sono i violenti, i manifestanti, quelli che spesso incitano allo scontro o all'odio. Quindi grazie davvero, grazie a Franco, grazie a Francesco, un grazie da coetaneo con il COISP e un grazie da un amico che vi guarda sempre come riferimento
e grazie per quello che fate come poliziotti, che è la cosa più importante, che davvero mi permette di uscire di casa sicuro di essere tutelato e di entrare in casa con un grazie comunque inespresso, ma sicuramente forte. Grazie a tutti. Beh, ne vogliono gli ex, scusa. Non me ne vogliono gli ex assessori consiglieri che hanno partecipato. È la più bella espressione del Consiglio Comunale questa, di Venezia, perché prima ancora di proteste era l'esempio di un impegno sociale da giovani lo ha portato anche a raggiungere obiettivi insomma di rappresentanza importanti in una città come poi tra l'altro Venezia, che non è certo una città di secondo piano. E si può testimoniare che davvero l'abbiamo un po' seguito da, non dico dalle fasce, ma quasi insomma. Avevo rubato la parola a Francesco. No, volevo solo dire per quanto riguarda l'intervento di Simone, che come l'avevo presentato, che ovviamente ha dimostrato quello che è coerente, cioè quindi io volevo anch'io esprimergli un grazie, perché in varie occasioni quando c'è stato bisogno di quel sostegno politico che anche il COISP chiedeva in momenti di conflitti sociali avvenuti con i disobbedienti e anche in altre situazioni in cui l'operato della polizia veniva messo in discussione non perché tale, perché aveva fatto un errore, ma solo perché aveva garantito comunque una forma democratica, che è quella di tutti possono circolare liberamente, tutti possono manifestare ma nel rispetto della legge. Ecco, Simone ha dimostrato nel momento in cui ce n'era bisogno quella vicinanza che ho già detto e che noi possiamo testimoniare tangibilmente che è avvenuta, e questo è stato quella pacca sulla spalla che per un momento ha fatto sentire qualcuno vicino a chi difende i difensori. Lui ha dimostrato con il suo impegno, con la sua perseveranza, di essere vicino ai difensori, quindi volevo tributargli questo grazie, perché lo è nei fatti e lo è stato nelle parole. Grazie Simone. Ovviamente poi c'è il congresso nazionale, no? Ti ho detto prima, ecco, non è a caso queste parole belle. No, scherzo, ovviamente scherzo. Cito per completezza, che prima non l'ho fatto, perché qui si diciamo sì, segretario regionale uscente, segretario provinciale, ex ormai segretario generale provinciale, e come avevo detto l'aggiunto, l'amministrativo, l'organizzativo, però c'è il resto della segreteria che mi piace citare, che è Tessarolo Maurizio, che è lì, che è un po' il deus machina qui dell'organizzazione. Abbiamo Bonfiglio Francesco, che momentaneamente assente, arriva fra poco. Abbiamo Catto Lauro, che è la nostra miniera, la nostra gallina anche delle uova d'oro, nel senso che è un po' lui che ha trovato una diversità di sponsor che poi ci consentirà di proseguire, soprattutto fra pochi minuti, in un'altra sede per i delegati e per gli ospiti che sono graditi, in un ambiente più tranquillo di quanto possa essere un convegno o un congresso, se va a magnà, insomma, per capirci. E non ultimo ma non ultimo, di Monte Claudio, che è il segretario, comunque è in pensione, ma è il nostro segretario provinciale, comunque del personale in quiescenza, rappresentante del personale in quiescenza, è più giovane lui in realtà di molti altri che sono ancora al lavoro, ma insomma, per ragioni extra. A questo proposito, prima di lasciare la parola ai due ultimi amici che sono qui, e li abbiamo tenuti appositamente per ultimi perché hanno una particolarità che citerò fra poco, io vorrei far entrare in sala per un attimo, se Francesco intanto vai a prendere, se prendi i tre riconoscimenti, tre persone che sono state nostri amici, lo volevamo fare davanti a voi, invece di farlo nel chiuso, diciamo, dei lavori congressuali di oggi pomeriggio, volevamo ringraziare tre persone per noi speciali, che sono qui, e sono stati parte dell'ossatura del COISP veneziano, certo, una parte dell'ossatura, non tutta. Quindi chiamo che entrino, come si dice, Lombardi Carlo, Semenzato Giovanni e Camillo Gianni. Prego, venite qua dietro. Fate voi. Allora, questi tre amici, che io onestamente è l'unica cosa sulla quale gli darei ragione a Fornero, dovrebbero aumentare immediatamente l'età pensionabile, perché purtroppo ci hanno privato di tre, no, hanno fatto bene.
invece ne voglio approfittare, hanno fatto bene, hanno raggiunto il massimo dell'età contributiva, in realtà potevano tranquillamente rimanere ancora in polizia, però io guardateli in faccia, perché questi tre amici, tre quadri sindacali del COISP andati in pensione da poco, che noi premiamo oggi davanti a tutti voi proprio per il loro impegno, ringraziandoli di quello che hanno dato al COISP, alla polizia, se posso permettermi di parlare anche per la polizia almeno per il momento, però tanto questo non c'è, giusto, ha detto regole di ingaggio. No, sono andati via anche per una cosa molto semplice, l'incertezza, che è la cosa che sta uccidendo in realtà, insieme con un'altra parola, che è la non gratificazione, che sta uccidendo l'operatività delle forze di polizia in generale. L'incertezza. Queste sono persone che avevano raggiunto una qualità di esperienza fondamentale e importante anche per la polizia, gestivano interi settori, non sto qui neanche a citare cose, ma vi assicuro che tutti e tre gestivano interi settori fondamentali della pubblica sicurezza, almeno per la provincia veneziana. Ce ne siamo privati perché giustamente oggi sappiamo qual è la normativa e domani mattina può cambiare. È un'incertezza che sta rovinando costantemente e sta consentendo, o meglio, sta facendo fuggire tutti coloro che possono. Non ce n'è nessuno di questi tre, forse uno, ecco, ma non dico quale. Non ce n'è nessuno di questi tre che sia stato contento di essere andato via, anzi ce n'è uno che sta particolarmente soffrendo, che l'ho sentito due volte in una settimana, la prima cosa che ha detto fa no, non mi piace essere in prigione a me. E c'è andato per evitare poi che succedesse un patatrac, ha ragione, ha fatto bene. Tra l'altro dà la colpa a me perché gli ho detto che doveva andare fuori. E soprattutto quel signore lì, ecco, per capirci, Semenzato Giovanni. Ringrazio quindi di nuovo Semenzato Giovanni, Camillo Gianni, Lombardi, Carlo per tutto quello che hanno dato per noi e li premiamo con un riconoscimento che vi darà il segretario generale uscente del COISP di Venezia. Primo era stato Lombardi Carlo, adesso Camillo Gianni. Leggiamo, oltre a essere stato un collega, sei stato un grande insegnante per noi, non lo scorderemo mai, buona pensione. Vabbè, però noi abbiamo aperto da poco un gruppo che si chiama Amici del COISP. Li formalizzeremo tra l'altro in maniera importante al congresso nazionale, dandogli pompa magna, praticamente lì si possono iscrivere tutti, oggi al sindacato si può iscrivere solo in attività di servizio, lì iscriveremo tutti, anche i comuni cittadini, amministratori, amici del COISP. Non chiediamo soldi, li chiediamo per il congresso i soldi, non per gli amici del COISP. Grazie ancora ragazzi, alla prossima. Certo, aspetta che non vogliono. Scusa Giovanni, non vi ho dato la parola, ma per carità, assolutamente, prego. Sedetevi al posto mio. Grazie a tutti. Buon sindacato. Vai là perché serve. E viva il COISP. Vedi che siamo in amicizia, prego, parla. Niente, io qua vi conosco a tutti quanti, in particolar modo da Torpellone e Ciro. Non è semplice, è molto triste. E arrivare alla pensione sembra che, visto dai giovani, beato te, ma non è così. Perché quando si arriva alla fine ti manca tutto. È giusto ricominciare, è giusto guardare avanti, però credetemi che è dura. Ho fatto 38 anni alla Polizia Stradale e orgogliosamente dico non ho mai chiesto visita. E se c'era il questore qui volevo dire una cosa. Siamo tutti utili qua e come diceva Franco l'altro giorno, mi spiace a dirlo, io ho fatto 38 anni, il dottor Pellone mi conosce, non c'è stato un dirigente della Polizia Stradale che abbia detto grazie, nessuno. Quindi esorto i signori dirigenti per il futuro
non è chi mi conosce, il dottor mi conosce, io dico quello che penso. Mi ha fatto male non avere avuto una stretta di mano da un dirigente della Polizia Stradale. Il corso nel 75 mi hanno mandato a Napoli come signor questore. Il signor questore è stato a Napoli, ho fatto anche il reparto mobile di Napoli in via Monte di Dio numero 1 nel 76 e di Monte Claudio mi conosce. Ho preso tante botte. Io prima di arruolarmi in polizia facevo il tubista, prendevo 50.000 lire alla settimana. Quindi erano 200.000 lire al mese. In polizia all'epoca il mio primo stipendio è stato, mi sembra, 58.000 lire, quindi un quarto di quello che si prendeva fuori. Il vecchio corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per chi se lo ricorda. Ho visto tanti colleghi, con il collega Conti Monte ero in camerata assieme, tanto per intenderci. Colleghi che all'epoca si proscioglievano perché chiaramente prendendo 50.000 lire in polizia contro i 200 fuori si andava via. Io sono rimasto perché credevo nella polizia, nel vecchio corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Sono rimasto e l'altra settimana ho parlato con Franco Magari. Sono deluso. Io so di avere dato qualcosa, il dottor Pellone, ripeto, mi conosce. In 38 anni puliti di polizia non ho mai chiesto visto. Nel 94 non sono stato neanche al funerale di mio padre, perché nel 94 quando morì mio padre mi sono rotto il ginocchio, quindi non ho neanche sfruttato il congedo straordinario. E credetemi, fa male. Grazie di tutto. Come primo momento difficile, poi adesso dunque, per chi non sa, insomma, capita, per chi non è dell'ambiente, insomma, adesso magari forse per non è proprio così, ma ovviamente non è così adesso, ma una volta stava un cartello con la scritta permanenza e uno tutti i suoi impegni non importa, anche adesso meno male non si sarà il cartello con la scritta permanenza, ma se ti devi fermare ti devi fermare. Però una volta sicuramente era più, cioè uno viveva proprio dentro in caserma, insomma, anche se era sposato, con tutta la limitazione, addirittura di età, gente che si faceva figli di nascosto, non so. Anche adesso, ma è un'altra cosa. Quello che volevo dire era che da noi quando si va fuori, da quel giorno, non c'è più nessun collegamento con l'ufficio che magari per anni sei stato, no? Cioè, basta passino 6 mesi e ti avvicini al corpo di guardia della tua caserma, chiamo ancora caserma, ma insomma, per capirci, e chiaramente i colleghi che sono al corpo di guardia sono cambiati, che è il posto, quello che ha più la rotazione, insomma, del personale, e sentirsi dire... Chi è lei? È una cosa che fa tanto male, ma soprattutto fa tanto male non avere nulla da mostrare. Cioè, non hanno niente coloro che hanno dato una vita, un tesserino ex. Non c'è un tesserino, non c'è un riconoscimento, non c'è una spilla, non c'è. È chiuso, il rapporto è chiuso. C'è la pensione,
con lo statino, che te lo dà l'IPSAP, che è un'altra cosa, ora IPSAP.